siamo cresciuti con questa canzone, con il balletto di questa canzone. Ed erano praticamente gli anni 80, precisamente 1983. Ed era cantata dal gruppo italiano. Guardate chi sono. Ecco qui, sono due ragazze, tre ragazzi, che a un certo punto hanno avuto un successo pazzesco. Poi qualcosa è andato a storto, così possiamo dirlo, perché il gruppo si scioglie e c'è chi ha cercato di diventare un solista, chi invece ha fatto altro, chi ancora oggi insiste e suona per strada, come lui. Buon pomeriggio, benvenuti. Grazie, grazie, ciao. Lui ciao. È Gigi. Grazie, ciao a tutti. Lui è Gigi Folino. Ed eri chi dei due? Perché qua com'è, destra e sinistra? Non lo so, dimmi, perché tutte e due avete la chitarra. Quello alla nostra destra. Quello alla nostra destra. Quello col basso, quello col basso. Quello lì col basso. Io, l'altro è Chicco. Allora, Chicco e Gigi. Chicco e Gigi, sì. Esatto. Io ho saputo di te, ho aperto il Corriere e ho visto lui per strada che suonava, proprio diventato un artista di strada. Sì. E c'era scritto, lui praticamente faceva parte del gruppo italiano degli anni Ottanta, Tropicana. Io ho detto, ma come? La canzone che ho sempre ballato nei locali, quando andavi in vacanza con i tuoi genitori, ancora oggi mettono la vostra canzone Tropicana? Sì, ogni estate. E tu hai preso proprio la posizione d'estate qua, Gigi? Eh certo, poi c'ho anche la camicia estiva. Tirati su. Ecco, sai perché eccomi, c'è un programma in Rai che si chiama dalla strada al palco? Sì, lo so. La tua storia è un po' al contrario, dal palco alla strada. Che è molto più facile. È molto più facile, sì, eh? Sì. È molto più facile. Allora facciamo un passo indietro. Gigi nasce da una famiglia benestante milanese, anche se sono originari di Latina. Media, sì. Esatto. E ha avuto sempre la passione per la musica. Questa passione per la musica l'ha portato a formare il primo gruppo. Come vi chiamavate? Ci chiamavamo Randa. Randa, che è milanese? Randa, che è proprio un termine milanese. E cosa vuol dire? Che significa randaggio, era un po'... Noi facciamo rock, quindi randaggio era proprio un'immagine rock, no? Però... Quindi era molto legato all'underground, quindi... Il randaggio, comunque, già il randaggio, il gatto randaggio, il cane randaggio, no? Quindi c'è quest'area di libertà. E la tua famiglia cosa diceva di questa band, Randa? No, la band Randa... No, mia madre è venuta a sentire i Randa, sì, è rimasta abbastanza impressionata bene, diciamo. Bene. E tuo no? papà? Ma mio papà chiaramente avrebbe voluto che io... andassi a lavorare con lui, cioè, ma un po' era una sorta di protezione. Che bello il mio papà. Eccolo qua, lui è grande commercialista, sì. Noto sì, nella zona. Sì, perché logicamente il lavoro del musicista non ti dava la sicurezza. Loro erano figli della guerra, erano cresciuti comunque con l'idea di avere una sicurezza, proprio perché non ne avevano avuti da bambini. Però quindi... tu vuoi seguire la tua passione, sì. Questo gruppo si chiama Randa, incontrate una persona illuminata della musica che si chiama Mara Maionchi e cosa vi dice? E dice, uè ragazzi, ma non si può andare con questo nome fuori, come faccio? Sai come la Mara è sempre stata così. Continua ad imitare. Sì, esatto. Non si può, io non mi posso far uscire in questa maniera, capito? E quindi... Da Randa, gruppo italiano... Grande fantasia. Ma no, più che altro però ha a che fare proprio con quel periodo, vale a dire, gli anni Ottanta, c'era un gruppo olandese, si chiamava Gruppo Sportivo. In realtà, chiaramente, tutto questo poi ci avevamo... La Mara ci mandava il martello, che era Oscar Prudente, che è stato il nostro produttore. E quindi, ragazzi, dovete trovare un nuovo nome, perché... Belin? Sì, è genovese, no? Giusto? Non lo so. Vabbè. E insomma, dovete trovare un nome diverso. E quindi noi abbiamo fatto una fusione tra... C'era un gruppo olandese all'epoca, che si chiamava Gruppo Sportivo. Sì. E poi Arbore aveva fatto una trasmissione bellissima, che era Niente paura, siamo italiani, dove veniva un po' rivalutato il tricolore, diciamo, sì. Perché erano anni... Prima c'erano stati degli anni un po' difficili, beh, no? Certo, gli anni di piombo. Esatto, quindi invece Arbore aveva alleggerito il tutto con questa trasmissione.
E a quel punto gruppo, noi eravamo dei fan di Arbore, chiaramente, perché c'è cioè, Buona Domenica. Quindi c'era stato anche uno domenica. Studio su questo nome Gruppo Italiano, cioè voi capite, perché le cose possono sembrare sì. così banali, invece c'era stato uno studio. E noi abbiamo trovato la vostra prima apparizione. Wow. 1981, wow. Mr. Fantasy. Gruppo Italiano, la Tele TV. Questa si chiama Stravolgimi di Giallo. Io ho caldo perché posso tuffarmi se voglio. Questa canzone con te, Stravolgimi di Giallo. Gigi guardava quel filmato e diceva: Caterina, mi riconosci, vero? Dico, ma insomma, ero più figo di tutti. Certo, ecco, questa io, è la modestia io di Gigi. Non, cioè, è evidente, no? È evidente, dire, non ma è, certo, non è Gigi, che lo devo certo. dire io. È evidente. No. Bellissimo questi filmati, erano fantastici. Partite così, poi fate un disco cover, non è che va benissimo. A un certo sì, punto... questa era la trasmissione cover, era proprio sì. lo spazio cover. Però non è che ha avuto un grande successo, no? No, soprattutto, no. sai, sulle vendite, poi alla fine a casa discografica deve farsi sempre i conti. Non no, è andato bene. L'azienda, no. E cosa succede? Quando è che arriva la vostra volta buona? Bah, praticamente succede che Casa Ricordi arriva Oscar e ci dice: ragazzi, sempre in genovese, non lo dico più quella parola, no, e dice se non qua, è una parolaccia non... dilla. Ma no, lo usano i genovesi, Belin, qua se non fate un pezzo di successo ci buttano fuori, cioè, quindi comincia. Oscar era un martello, ti chiamava la mattina alle 7:30. Cosa stai facendo? Stai ancora dormendo? Un bravo manager, bravo. Beh, era un produttore, come faceva il produttore. Devi svegliare, tu devi scrivere le canzoni. Insomma, cominciamo a mettere giù delle idee. E il come arriva Tropicana? Ma Tropicana nasce da un mio giro di basso, praticamente, che è una frase che poi è stata riportata in realtà con dei fiati alla fine della canzone. Poi da lì ho messo giù tre accordi e una melodia in finto inglese, come si è sempre sì. fatto. Abbiamo fatto una sessione tra di noi, questa bella, questa è Oscar, no guarda lì cambia, fai in questo modo. Insomma la canzone alla fine è venuta fuori, tutta la melodia l'abbiamo fissata, a quel punto è arrivata la genialità di Raffaella Riva che ha fatto questo testo. Che è rimasto, perché poi il bello di Tropicana è che tutti la prendono come una canzone allegra, no? In realtà se tu leggi il testo non è per niente allegro. Facciamo così, la sentiamo, sì. abbiamo filmato nel 1983, eravate a Saint Vincent, è un disco per l'estate, sì. proprio con Tropicana, e poi mi spiega invece che è un testo triste. Io da quando sono piccola faccio così, cioè capito, mi stai, lo so, vediamo. Sopra un'isola suonava Blue Gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente ad est, l'esplosione poi dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica dolce, dolce. È Tropicana, yeah, io ho fatto la voce a lei, lei faceva la esatto, ho fatto quella sotto. Esatto, che era tre poi ragazzi, la voce che faceva. Due ragazze, sì. eravate un gruppo unito all'inizio.
No, perché cioè, all'inizio erano molto uniti. Però ero caruccio, hai visto? Senti, tutto questo caruccio non lo vedo. Vabbè, ma vedo che eravate tutti molto caruccio. No, perché mi più che altro rispetto adesso, poi mi fai rivedere così e dico. Ma non ti preoccupare, siete talmente tanti che non è che le persone dicono lui. Sempre caruccio. Grazie. Prego. No, stavi dicendo. Arriva il grande successo. Arriva il grande successo e praticamente fate una super estate. Estate, inverno, cioè. Sì, no, era inaspettato chiaramente. C'era un po' una cosa strana che io ho vissuto, che in realtà non, però abbiamo smesso un po' di suonare. Cioè, la tournée quell'anno, un po' perché il successo era un po' inaspettato, quindi. Vabbè, non lo cavalcate quindi? No, perché in realtà eravamo, cioè lo cavalchiamo come forma promozionale, perché abbiamo fatto Voto alla Voce, Cecchetto, tanta televisione, no? Però non c'era ancora un impresario disposto a farti fare la tournée. No, Oscar ci ha seguito in tutto e per tutto, sempre, comunque, cioè era diciamo il sesto del gruppo in pratica. Cosa succede poi? Te lo devo proprio dire. E certo, Gigi, ti ho invitato. No, ma me lo vuoi dire un altro giorno? No, cosa succede? Succede che, vabbè, viviamo questo periodo di grande successo, lo viviamo bene e soprattutto però c'è l'appuntamento dopo, Sanremo. Andate a Sanremo? Sì, cioè non ce lo dicono subito perché poi facciamo appunto Saint Vincent, facciamo tutto quella che era l'estate. Vi montate la testa, cominciano a riconoscervi. Ancora no. No, vabbè, cioè, solo la canzone. Un pochino. Sai come ci chiamavano? Dimmi. I Tropicana. Perché il gruppo italiano non era in effetti una roba che prendesse al volo. Te l'ho detto prima, no? Che il nome non è che non fosse... Non piaceva, no? Vabbè, però Tropicana te la ricordi. Certo. Allora, funziona quello. E Tropicana o gruppo italiano vanno a Sanremo. Vanno a Sanremo 1984 con questa canzone Anni Ruggenti. Sì. Però sì. Non ha proprio lo stesso successo di Tropicana. Beh... Vabbè, vediamolo. Vai. Vediamolo. Vai. Anni ruggenti nei tropici, dolci sorrisi dell'Africa, piante carnivore sembrano ridere, chi sa per alle TV. Anni ruggenti tropici e cuori infranti per souvenir, mille popotami cantano baciami, ma io non credo all'amore. Ma avete portato anche tre palme a Sanremo che si muovevano? Sì, ma infatti, cioè, diciamo, l'impatto della canzone, chiaramente nel tempo, tu mi dici, non ha avuto lo stesso successo di Tropicana, ma perché? Perché Tropicana è durata nel tempo, ancora Anni Ruggenti meno, però noi il giorno dopo avevamo la prima pagina del giorno con quella foto lì e con le palme, ma capito? Che c'era in quelle palme che si muovevano? Perché ridi? Beh, perché... Per tutta la storia delle palme, però non finiamo più, se te la racconto. Nelle palme c'era qualcuno? Sì. Chi è messo nelle palme? Tre amici. Tuo cugino? Sì, più o meno. Li hai chiusi lì dentro e si dovevano muovere? Sì, erano tre amici che sono venuti con noi e guarda, si muovono adesso e a un certo punto, siccome dice, sento l'orchestra suonare e c'è tutta la frase... Ma fanno finta di suonare? Beh sì, anche perché... No, ma in quegli anni lì non c'era più neanche l'orchestra, Sanremo. Ah, era tutto in playback? Sì, prevalentemente sì. Infatti l'orchestra è ritornata, penso, intorno agli anni 90, dopo. E quell'anno, ospiti, chi c'erano? C'era tanta gente, c'era Boy George, c'era i Duran Duran, credo, c'era Paul Young, ma soprattutto c'erano i Queen con Radio Gaga. I Queen? Sì. E li hai incontrati? Eccolo, è proprio quella di Sanremo con il suo giubbottino rosso. L'hai incontrato? L'ho visto, noi avevamo il camerino a fianco a loro, quindi logicamente, cioè, c'era, a un certo punto c'era il camerino... Cioè, sei andato, ciao, Freddy Mercury, no. Io sono Gigi Folino, no? No, ero timido, no. Pure adesso sei un po' timido. Un po' sì. Un po' sì, per cui... No, ma poi sai cosa che è? Che lui era veramente una persona molto... molto discreta, cioè
e poi l'ha detto in tantissime, cioè l'hanno detto in tanti, aveva... Per cui in realtà non si è visto lui mai in giro, perché non so, poi Giorgio ci siamo incrociati sulle scale, ci siamo scambiati un bello sguardo, e gli altri si incontravi, cioè dietro il palco. Sì, 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 lui sì. Non, a un certo punto... Mercury no. No, io l'ho visto seduto dentro il camerino, sono entrato, però poi ho avuto un po' di timore, ma anche un po' di rispetto verso la privacy di una persona e di un grandissimo artista. Bravo, no? Gigi. Perché cioè, io penso che sia dovuto in generale a tutti, però l'ho avvertito a questa cosa, no? Nel frattempo voi eravate il gruppo italiano. Sì. Quindi... Vabbè, però loro erano in Queen. No, vabbè, certo, non facciamo confronti, però voi insomma... Eravate arrivati a Sanremo con tante speranze, avete fatto questa performance, si parla di voi, ma succede qualcosa, il gruppo comincia a non andare più d'accordo, poi c'è anche un fidanzamento che non aiuta il gruppo, non so se si ma, può dire, ma, che non è il tuo. No. No, ma non penso che sia quella la causa, sai, allora ti racconto una cosa, un giorno facciamo una copertina Sorrisi Canzoni TV. Sì. Qui avevamo già fatto Tropicana, molto probabilmente era per Sanremo per qualche cos'altro, no? C'erano dentro i Pooh, un sacco di gente. A un certo punto ci presentano i Pooh, ah, questo è il gruppo, il nuovo. Noi eravamo il gruppo emergente, sì. No? Loro ci guardano e ci fanno, ah, auguri. Cioè, è difficile tenere insieme un gruppo, non è facile, per niente, ma quell'auguri significava delle persone... di esperienza che in qualche modo ti stavano mandando un messaggio, no? Ti stavano dicendo, oh, guarda che non è così semplice come la pensi. E infatti loro si sciolgono. Chi? Noi? Loro, esatto, il gruppo italiano. Noi Pooh. Noi Pooh no, Noi Pooh no, ma nessuno... E cosa succede poi della tua vita? Ma, beh, chiaramente ho avuto un attimo di... così... Di smarrimento, no? Anche perché alla fine della fiera, cioè tu sei al top, cioè io passavo, vedevi, eravamo su tre canali contemporaneamente e di colpo finisce tutto. Quindi un po' c'è stata la voglia di, un po' la reazione di grinta, no, ma va bene, perché un po' la scelta è stata fatta da Patrizia, fondamentalmente non si riconosceva più in quello che stavamo facendo. Ed è lecito, no? Perché nel... è giusto, cioè nell'arte può capitare questo. Quindi noi abbiamo provato a tenere ancora bene le redini, però ti mancava la front line, poi l'hai vista, hai visto, no, come bucava il video. E quindi a quel punto mi sono dovuto un po' reinventare. È stato difficile? No, grazie a mio papà. Mio papà era preoccupato, chiaramente, ma questo fin da sempre era preoccupato. E allora mi disse, ma adesso che fai? Faccio, ti apro un negozio di dischi? E l'ho guardato, un negozio di dischi, ma io i dischi non li voglio, voglio vendere i miei di dischi, io li voglio fare i dischi, no? Allora poi avevo un amico che già lui aveva un piccolo studio di registrazione, mi aveva detto, vuoi venire un po' a lavorare con me? E io... ho detto sì, e quindi abbiamo cominciato. Allora poi ne ho parlato con mio padre, mi ha detto guarda, se hai voglia investiamo dei soldi. Io qualcosa avevo, poi mi ha detto però se hai bisogno investiamo la cosa e ho aperto uno studio di registrazione. Quante volte però pensavi a quelle serate, alle persone che ormai vi conoscevano, alla voglia di salire su un palco, alla voglia di arrivare alle persone e di fare il lavoro... quello che tu sapevi fare? Praticamente sempre, cioè nel senso che lo studio di registrazione era... perché poi nello stesso anno io poi mi sono sposato, ho messo in piedi famiglia, quindi dovevo avere anche un lavoro, perché... e quindi però era una giusta alternativa, no? Perché tu dicevi, vabbè, io con quello lavoro, poi di notte faccio i miei pezzi o faccio le mie produzioni, no? In realtà è stata dura perché io poi alla fine ho scoperto che non ero proprio portato per il lavoro di studio, cioè io sto bene suonando. Ecco perché poi sì. Lo fai e lo continui a fare, sì. Anche se per strada. Sì.
bisogna iscriversi, sono tanti gli artisti di strada e non è semplice poi che tu la mattina ti svegli e dici vado a Piazza della Scala, vado al Duomo, perché lui in origine è a Milano, adesso non è più così. Giustamente, perché poi sai, si creano anche dissapori, cioè poi non siamo tutti uguali, ma a volte ci sono persone che magari hanno dei volumi altissimi e tu sei per strada, però, cioè c'è il commerciante che deve però parlare. Tu che sei salito sul palco di Sanremo, sì, ritrovarti a Piazza della Scala. Sì. Piazza della Scala, oh, c'è la Scala, il tempio della musica milanese, italiana. Sì, ce la possiamo raccontare, però è una piazza. Piazza della Scala, adesso la postazione è proprio al fuori della galleria. Però ma si guadagna? Ma si guadagna il sorriso delle persone, si guadagna... si guadagna... Non so, per dirti... Cioè, io magari faccio un pezzo, a volte... Sitting on the Dock of the Bay, la conosci? No. Sitting in the Dock of the Bay... Magari dopo me la fai al nostro divano arancione. Va bene, va bene. Non so, dei pezzi... guarda, per esempio, quello lì è un cane e c'era una persona che girava e aveva questo cane, non sono solo io che sono stato fotografato con questo cane, cioè questo cane si metteva lì e il padrone faceva le foto con gli artisti di strada. E i bambini invece ti danno soddisfazione? No, io devo tutto ai bambini. Cosa fanno? No, i bambini rimangono in casa, allora, i bambini sono quelli che ormai sono gli unici che ascoltano la musica veramente, perché se io prendo una serata in un locale, io suono, ma la gente sotto parla, tu diventi sottofondo. Invece i bambini si fermano per I strada? I bambini rimangono incantati. Posso raccontarti un piccolo aneddoto successo poco tempo fa? Io prima però ho un altro bambino da presentarti. Anzi, una bambina è cresciuta. E chi è? È cresciuta. E chi è? Mi sa che è fidanzata con un cantante o con un rapper. Questo sarei tu a dirmelo. Ah. Che si chiama Camilla. Camilla è fidanzata con un cantautore. E ha qualcosa per il suo papà, che sei tu. Ciao papà. Volevo solo ricordarti quanto sei e sei stato importante per noi. Quanto la tua presenza e il tuo sostegno sia un punto fermo nelle nostre vite. E anche se non ci vediamo spesso, so di poter contare su di te. Sei un motivo di ispirazione e sei la nostra roccia a cui ci possiamo tenere quando sentiamo di andare giù. E ti volevo ringraziare per tutti gli sforzi che hai fatto in questi anni per diventare ed essere il papà che sei, perché non potevamo desiderare di meglio. E ti vogliamo tanto bene. I have to go. Mi fai scendere la lacrimuccia così. No, non lo fare. Grazie Camilla, e allora scusami. Grazie Camilla. C'è la tua mamma che ti diceva attento che poi finisci per strada. Lui sta dimostrando che non è per niente una brutta fine, no, e che raccoglie sorrisi da tutte le persone, anche da quei bambini. E non potevamo andare a Piazza della Scala, oggi non era tutta occupata. Allora ricreiamo la Piazza della Scala qui, allo studio 3 di Via Teolada, e ti accompagno al centro e facciamo finta di essere lì, a Piazza della Scala, va con bene, tutti i passanti che si fermano e sì, ti ascoltano. Sì, turisti che i passano, turisti, sì, tutti. Sì. Accomodati. Immagino che debba accomodare, vedo un microfono, una chitarra. È che tutto per te. Siamo a Piazza della Scala e parte l'applauso. Senti, però io posso fare una cosa? Non troppe. Cioè, perché io in genere sono abituato a cantare in piedi. E alzati, per così poco. E allora alzati. E lo accompagniamo un attimo, Daniele. Lo aiutiamo. Che dite? Ci siete? Dai, cominciamo un po'. Vai. E quindi c'è una chitarra, immagino. Sì, però Gigi, tutto sto tempo, capisci, siamo sì, in televisione, ragione, capisco che so, manchi a Sanremo dall'84, dobbiamo, però... Dobbiamo essere... Cioè, che canzone capisci? Vuoi che ti faccio? Quella che vuoi tu. Una, no, ma una che però conoscono. Guarda, ti faccio questa, I marinai sanno che alle 4 tra le orchidee
vivono strane magie. Oro che ricopre le montagne, presto che non resisto. Oro che Tropicana, no, eh? No. Se io li faccio mettere Tropicana dall'alto, la seguiamo? Dai, Gigi, mettila! L'hai messa l'originale? Ci incontreremo a Piazza della Scala. Ti aspetto. Intanto, grazie. Io ci sono il 14 di ottobre, fra l'altro. Ah, già tu sai la data. 14 di ottobre. Alle ore 17. Le 17 e le 19 sono in Piazza della Scala. Ma stupendo. Non mi è mai capitato di dare un appuntamento per così per la strada. Quindi, Il 14 ottobre è un sabato, credo. Va bene. Dalle 17 alle 19. Ti aspetto. Ma che ci capito davvero? Grazie, Gigi.